finalmente torniamo qua su Tombi. Siamo andati avanti, abbiamo immagino sbloccato le varie porte che erano chiuse, perché tutti gli abitanti, compreso il bambino, sono tornati. Mi hanno consigliato, mi avete consigliato nei commenti di andare qua dietro dove sta il grande gnomo, giusto? Oddio, aspetta. Sì, c'è un qualcosa di fianco, non dietro. Forse avevo capito male io, molto probabile, conoscendomi. Ma che ca... Dove siamo? Dove mi trovo? Ehi, c'è nessuno? La lanterna si è spenta e non ci vedo. Dove sono le luci? Bella domanda. Forse non la... Ma prima non era così. Ma non è vero niente. Lei mi sta mentendo. Lei mi sta mentendo. Ma non c'ho qualche oggetto per... No, per niente mi sa. Mi sa niente. Vabbè, ragazzi, che dire, dovremmo sicuramente tornarci in un secondo momento. Però non... No, sì, ok, si può uscire. Cioè, non... C'è una mosca che mi sta rompendo le scatole. Devo capire il senso, perché noi siamo entrati da su e siamo usciti da sinistra. Ma perché mi faccio le domande? Io non devo farmi domande. Domande non si fanno. È sbagliato, è completamente sbagliato farsi domande in questo mondo. Bisogna non farsene mai. Bene, comunque... Andiamo a vedere queste porte, come si sono sbloccate, se si sono sbloccate effettivamente, sarebbe molto bello se fosse così. Allora, intanto una era qui dentro, e questo me lo ricordo, e quindi andremo a vedere, vediamo se effettivamente sta porta è sbloccata. Mannaggia. Ok, allora, no... No, ma perché? Perché sta cosa? Con molta calma. Ok. Carissimo, non c'è più infatti, non c'è più il tizio, possiamo andare avanti qua. Intanto, abbiamo altre due porte. Due posti dove andare, in teoria. Ok, che cosa sarebbe questo? Piazza della Carità. Salva dati? Ma sì, ma io non rifiuterei sta offerta. Quindi facciamolo, va bene, ok. Io dico va bene. Salve signore, io vorrei parlare con lei. Non mi sembra possibile però, infatti ho sbagliato anche il tasto perché... vabbè, non si può parlare con lui. Con lui? Neanche? È chiuso, perfetto! Con lui neanche! Insomma... No, aspetta un secondo... Oh... Dove stiamo andando? Cosa devo fare qua? Io vorrei parlare con qualcuno se mi è concesso in questo multiverso, ma a quanto pare non mi è concesso. Bene. No, come ci arrivo là? Come cavolo ci arrivo là io? Ali della Carità presa! Ne abbiamo già qualcuna. Non posso andarci, scusate. Con cerchio sì. Boh. Io vado. Provo. Ah, ma si collega qua. Si collega. Ah, ok, ho capito. Ma non è che devo usare delle ali della carità da qualche parte? In che senso? È tipo un teletrasporto?
sa che è un teletrasporto questo. Mi sa, così a prima occhiata mi sembra così, poi magari mi sbaglio. Oh. Perché non posso passare? Ma che è sta cosa? Scusi, no, io vorrei passare. C'è un modo per parlare con lei? Il terreno qui è come uno scivolo, la gente qui lo chiama scivola foglia. Non puoi proseguire, è un po' pericoloso, piangere non serve a niente. Quindi? Che devo fare io? Scivolo di foglia. Quindi cosa devo fare? Posso andare lo stesso. Cioè, ok, c'è questa cosa che ho preso. Va bene. Lo apprezzo. Però non posso fare nulla. Ho capito. Ho capito. Non ho capito una fava in realtà di quello che sta accadendo. Ma facciamo finta che ho capito, sì. Sì, va bene. Sì, devo fare qualcosa con queste statue o no? Aspettate, No. Mi sa che non posso far nulla qua. Ho visto una scimmia di nome Charles nel villaggio. Ok. La fontana della carità è in mezzo alla piazza, ma non funziona. Però scusate, ali della carità. Sarà pure un senso a tutto questo? Questa cosa qua. Ciao. Oh. Raccolgo le farfalle di foglia. Hanno poteri speciali di queste farfalle, secondo una leggenda. Se ne raccogli molte ci dice che accada qualcosa di stupendo. Ah, devo mettere dentro questa gabbia le farfalle. Le foglie, scusate. Non c'ho nulla al momento io. Ne ho una. Non so se può bastare. Oh no, oh, ne è già un paio. Sì, ma cioè basta, finito. Non ho più nessuna io adesso. Cioè, io così. Ecco. Cavolo, rosso più blu? Mi fai la domanda a me? Io guarda. Io ne so meno di te, ne so meno. Un'altra missione, fungo misterioso. Va bene. Aspetta un secondo. Non funziona. Vabbè, detto ciò, queste ali della carità. Teletrasporto. Ah, vedi mo che è un teletrasporto. Lo sapevo io. Non so dove sto andando, ma è un teletrasporto. Già che non so dove sto andando, è meraviglioso. Però dettagli. Ah, ma sono da capo, sono tornato. Yeah.
secondo voi ora di qua posso andarci se è sbloccato un qualche cosa oppure no? No, manco per la cippa di niente proprio. Una tristezza inesorabile sta cosa. Vabbè, no, qua non si è sbloccato nulla. E va bene per forza, va bene, anche se non va bene. E benissimo. Senti un po', io non devo morire in questo modo. Perfetto. Che cavolo. Facciamo così, va. Può fare pure così. Ammetto che non lo sapevo. Aia. Mannaggia. C'era anche un passaggio su, se non ricordo male. C'era anche un passaggio su. Dovrei ricordarmi bene questa cosa, perché boh, mi ricordo che c'era un qualcosa su, dove eravamo prima, un altro posto dove non si poteva passare. E salve signore, sempre lei, sempre qua. Sì, grazie, gentilissimo. L'uomo che mi cura sempre è gentilissimo, gentilissimo, veramente stragentile. E io vorrei capire però cosa devo fare. È la cosa più importante, capire cosa devo fare, perché insomma saremmo un pezzo avanti nel caso. Sta cosa la odio, sta cosa la odio. Yeah. Ciao. Allora possiamo andare là o su? In teoria, se non ricordo male. Qua era dove era bloccato. No, no, non era qui che dovevamo andare. Non era qui, non era qui. Era su forse. Mi sa che era su. Ok, ma le foglie dove si possono trovare? Importantissima. Anche sta cosa qui che è lì. Ma cioè la chiave non serve. Non posso fare nulla, non posso fare. Quindi che cosa mi si è sbloccato? La parte sopra. E basta, perché non c'è altro. Non c'è altro che in cui posso andare avanti. Forza. Ma non doveva andare così. Non doveva andare così. No, no, no. Mannaggia, mannaggia. Adesso potrei anche in teoria, adesso che ci penso, saltare su qui, tanto quelli vanno poi. Sì, dopo puoi arrampicarti. Dicevo qua, c'era un'altra cosa. Tiè. C'era un'altra cosa qui. Se non ricordo male. In cui non potevo passare. E infatti. È chiuso, vabbè. Infatti si può andare avanti, ragazzuoli, si può andare avanti. Ma che cosa mi rappresenta? Un attimo,
Simpaticissimo sto gioco. Energia più 2 presa praticamente. Ah, buono, 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 buono. Very, very good, very good. Comunque sto gioco mi fa impazzire, cioè... È stradivertente, è stradivertente, è bellino. Veramente molto bello. Allora... Sarà sicuramente un segreto da questa parte. No, aspettate però. Mi sa che... Salve. Il monte lassù, il monte tempestoso, venti forti e pericolosi. Sorveglio questo posto per ordine del grande gnomo, ma davvero una noia. Beh, ho tempo per esercitarmi. In cosa? Beh, il mio sogno è essere un attore famoso. Voglio essere un attore che fa ridere e piangere. Vabbè, senti, amico mio, tutti abbiamo dei sogni e quindi levati dalle palle. No, niente, non... Vabbè, sta lì a... Comunque non saremo passati. Posso far così. Allora. Ma che fate? Ma di mortacci, ma che è sta roba? Ma che angoscia! Che cazzo? Ok, ho capito che di qua non mi conviene. Sono confuso. Bene. Un secondo. Ah, forse ho capito il meccanismo. Ho capito forse un po' il meccanismo. Basta. Mamma mia, oh, che ansia. Vabbè, oh. Va bene lo stesso. Non so come, ma va bene lo stesso. Ma perché rido al posto di colpirli? Aia, oh. Vabbè, vabbè. Stai zitto. Vabbè, senti, cosa c'è qua? Ah, perché rido di continuo? Ma raga, ma che è sta pazzia, sta follia? Sto sotto shock, ve lo giuro. Sto sotto shock, ma lei? Ma cosa ridi? Ciao. Ci incontriamo di nuovo. Volevi un passaggio? Ma... Ah, oh, allora, che cavolo vuoi allora? Ma ce l'ha pur dato? Diceva che era occupato. Diceva che aveva problemi. Vabbè. Ci ha portato su questa i... Ma che te ridi? È un castello quello. Una casa familiare. E direi che davanti a una casa familiare per il momento possiamo fermarci. Ci becchiamo alla prossima. Ciao.